State ascoltando SBS Italian. Il primo ministro Anthony Albanese condanna gli attacchi iraniani in Israele e rinnova l'invito agli australiani in Libano di rientrare al più presto. Vaticano inizia il sinodo che potrebbe valutare l'accesso delle donne al sacerdozio. Benvenuti all'edizione Flash del notiziario di SBS Italian, con voi Massimiliano Gucole. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che l'Australia condanna l'attacco dell'Iran in Israele, che nelle ore scorse ha visto il lancio di 180 missili, quasi interamente bloccati dalla contraerea israeliana, con il sostegno di Stati Uniti e Giordania. Albanese ha anche rinnovato il suo appello agli australiani in Libano di andarsene. This is a dangerous region at the moment. We know that that is the case, but it hasn't just arisen in past days, and we have been calling for many, many months for people to take the opportunity to leave through commercial means when they could. People should take any opportunity that they can to leave, but the Australian government, of course, will always do our best to look after Australian citizens. La ministra degli esteri Penny Wong ha dichiarato che nei giorni scorsi alcuni australiani in Libano hanno ricevuto assistenza per poter avere accesso ad uno dei voli commerciali. Wong ha spiegato che l'Australia sta collaborando con il Regno Unito ed il Canada per trovare altre opzioni di evacuazione per gli australiani che vogliono lasciare il Libano. Sono stati inoltre garantiti posti aggiuntivi sui voli in partenza domani. Esponenti di spicco della Chiesa Cattolica si riuniranno in un summit della durata di un mese in Vaticano che inizierà nella giornata di oggi, mercoledì 2 ottobre. Tra i partecipanti ci sono cardinali, vescovi e laici provenienti da oltre 110 paesi. I partecipanti voteranno un testo finale a fine ottobre che potrebbe suggerire cambiamenti della dottrina. I sostenitori del diritto delle donne al sacerdozio sperano che il ruolo delle donne all'interno della Chiesa diventi un tema centrale al summit. Secondo la direttrice esecutiva della Women's Ordination Conference, Kate McElwee, la questione è urgente. When I speak to women and our members around the world, they'll say the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations, women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the Synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment. E nello sport, Alice Campling-Warner è stata nominata prima donna australiana capo missione della squadra olimpica invernale, ruolo che ricoprirà nei giochi invernali del 2026 in Italia. Campling-Warner è stata la prima donna australiana a conquistare una medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali, vincendo il titolo di sci acrobatico a Salt Lake City nel 2002. Grazie per aver ascoltato l'edizione Flash del notiziario di SBS Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.